Alla fine è accaduto. Come dicevo tempo fa, sono andato a Washington per il Codenext e oggi in particolar modo vorrei parlarvi di zombie. Prima di iniziare questo video però vi ricordo che potete abbonarvi al canale, c'è il tastino qui sotto, mi raccomando fatelo se volete supportare il mio lavoro ed entrare a far parte di questa straordinaria community chiamata Drogati. Lasciatemi un like e nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questo zombie, nonostante voi non l'abbiate provato, ma lo potete solo vedere o da me o dagli altri video che ci sono in circolazione. A fine settimana uscirà anche un video sul multiplayer, almeno parleremo anche di quello. Non ne farò uno su Warzone perché vi dico la verità, non l'ho provato perché non sono un giocatore di Warzone, non saprei neanche di cosa parlare. Facciamo dei passi indietro. Come ho detto, siamo andati a Washington, siamo stati al Codenext, eravamo io, Ron, Murray, Velox e Savi. Esperienza molto divertente, gruppo molto unito se posso dirlo, mi sono trovato bene con tutti quanti. Ringrazio Activision per l'opportunità e spero che in futuro ce ne possano essere sicuramente delle altre. All'interno del Codenext avevamo vari slot, abbiamo provato il multiplayer, abbiamo provato Warzone e abbiamo provato zombie. Sotto di me ovviamente vedrete il gameplay che è preso dalla live perché non avevamo la possibilità di registrare dei gameplay a parte, questa è un po' una pecca, però vabbè, sti cazzi. La live è andata, spero che vi sia piaciuta per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto mi dispiace, sei diventato gay. Se notate che non c'è l'audio all'interno del video è perché mi sono sbagliato a registrarlo e quindi ve lo succiate senza l'audio ma con una musichetta straordinaria di sottofondo. Secondo me zombie ha vari punti da toccare. Io partirei però da tempi andati, da proprio andiamo indietro con la testa. Andiamo indietro con la testa quando Treyarch ha annunciato Black Ops 6 e ha annunciato che ci sarebbe stato il ritorno di zombie around. Questa cosa ovviamente ha creato un hype della madonna, ha alzato tantissimo le aspettative perché proveniendo dall'ultima esperienza di zombie non ottimale, a qualcuno è sicuramente piaciuto ma non me lo puoi chiamare zombie, appena la gente ha sentito round il pipino è diventato duro. Quindi partendo da questo presupposto l'hype delle persone, le aspettative erano altissime, comprese le mie. Delle informazioni preliminari su zombie che potrebbero esserci utili o no, ci saranno due mappe, ovviamente noi ne abbiamo provata una sola, che è Liberty Falls, che secondo me è quella meno adatta a zombie rispetto all'altra che si chiama Terminus, che però noi non abbiamo visto o provato. Non l'ho trovata molto adatta per il semplice motivo che sembra il giardino di casa mia, e il giardino di casa mia sicuramente tutto fa tranne che farmi paura. È una mappa molto larga, all'interno di questa cittadina con spazi molto ampi. Ho provato poco la sensazione del sentirmi chiuso, del sentirmi in difficoltà. Non mi sono mai sentito in difficoltà in realtà, tant'è che il gameplay lo abbiamo terminato, stavo giocando insieme a Ron perché volevamo andare a giocare multiplayer, quindi abbiamo deciso di morire. E siamo anche arrivati a un round alto, se non sbaglio il 27, che alla prima run di una mappa sapete benissimo che se siete dei giocatori di zombie è molto complicato. Ogni mappa avrà la sua main quest, la sua storia, che però sinceramente non l'ho ben capita perché non ci sono dei personaggi come c'erano ai tempi, ma è una storyline. Non sono riuscito bene a capirla perché era un po' complicato cercare di interpretare la storia mentre cerchi di imparare la mappa. Ci sono i soliti perk, in più ce n'è uno che si chiama Macchiato, che se non sbaglio è un super pugno, è molto carino, forse qualche clip riesco a mettervela di questo giga mega pugno che praticamente dà il colpo agli zombie, li fai volare one shottandoli quasi tutti fino a un round anche abbastanza alto. Ovviamente è lento, però vabbè, è un perk. Tornano le gabblegum, si possono strutturare diciamo in set, il massimo di set che si possono avere è 3 e dentro ogni set di gabblegum possiamo averne 5. Si può giocare in terza persona, non l'ho provato sinceramente quindi non so dirvi se è bello o meno, è una cosa in più, però è una cosa opzionale, quindi anche stupido e inutile giudicarlo. C'è una cosa in più che se ci vuoi giocare ci giochi in terza persona. Personalmente preferisco prima persona perché ti immerge di più nel videogame. Però se vuoi essere matto ci puoi giocare. Se giochi in solo puoi quittare la partita salvando e ricominciarla quando te va. Questa è una cosa abbastanza positiva anche perché non sei costretto a fare delle run infinite, però puoi salvare e uscire. Sempre a proposito delle partite, puoi joinare la partita di un amico in corso, quindi utile. Una cosa interessante è che puoi sharare il costo dell'apertura delle porte, quindi sono finiti i litigi io apro questa, se no ti spacco la testa, ti accoltello la famiglia, quindi puoi sharare il costo. Ci sono le Wonder Weapon ovviamente, la classica Reagan che purtroppo non sono riuscito a prendere perché come vedrete io ho speso tantissimi soldi nella cassa, non trovo niente, arriva Ron, ne apre una e trova la Reagan, vabbè, ci sta. Se te la dà bestemmio, te lo dico. Ma che davvero? È mezz'ora che sto lì. Ha preso la Reagan Ron. È mezz'ora che sto lì a cosare. Sei tipo quello delle macchinette. Ho scaricato la macchinetta. Poi ce ne sono altre due esclusive, una per mappa, quindi una per Liberty Falls, che si chiama
Trastodine Model 23, che non so cosa sia, e l'altra su Terminus che si chiama Airbeam Smasher. E vabbè, queste secondo me erano delle informazioni preliminari per quanto riguarda zombie, un minestrone di informazioni basiche. Ora però vorrei parlare effettivamente del gameplay. Il gameplay dei zombie, non vi aspettate che sia realmente zombie. Appena inizi la partita noti subito che non inizi con la tua pistolina, quindi questo già lo differenzia molto da quello che avevamo in testa. È molto Warzone like, è molto simile a quello di Cold War. Hai le piastre, c'è la vita sopra gli zombie, che secondo me è una cosa folle. Non capisco perché mettere la vita sopra gli zombie, però vabbè, scelte stilistiche che te devo dire, dobbiamo anche accontentarli questi nuovi giocatori di Call of Duty, no? Ovviamente c'è l'Omni Movement anche qui in questa modalità, essendoci molta rapidità nel movimento. Io ho trovato molto complicato essere chiusi, cioè ci sono momenti in cui veramente mi giro, ci sono tantissimi zombie, poi però con un paio di cambi di direzione riesci ad andartene sempre via, oppure ti arrampichi sulle macchine, ti arrampichi sui tetti. Essere chiusi è veramente difficile secondo me, soprattutto se sei un giocatore navigato e sai muoverti, almeno in questa mappa, magari l'altra è più stretta. Questa mappa è molto complicato finire chiusi e perdere. Una cosa che ho notato è che gli zombie hanno molta vita, avendo molta vita ti danno la sensazione di non andare giù, però essendo che è semplice evadere ed essendo che all'interno della mappa ci sono le casse di munizioni che devi pagare e quindi hai praticamente munizioni infinite sempre, quindi difficilmente ti ritrovi senza ammo. Hai le classiche armi al muro, va bene. Soprattutto hai la minimappa in alto a sinistra che ti dice la posizione di tutto ciò che c'è sulla mappa. Quindi se tu non ti ricordi dove sono le munizioni, tranquillo, guardi la minimappa e te le puoi ricordare senza problemi. Quindi diciamo che non c'è la difficoltà nel rimanere senza munizioni, il panico di dover aspettare la fine del round e sentire il mostro che urla munizioni. All'interno della mappa ci sono anche delle trappole che puoi attivare sempre al costo di 1000, che sono spropositatamente forti, cioè tu le attivi e tutto ciò che c'è intorno muore. Questa è un'ulteriore facilitazione secondo me alla sopravvivenza. Ci sono anche delle workbench che non ho ben capito come funzionano, perché non ho avuto tempo di provarle, però da quello che ho visto puoi craftare delle cose, no? È come se fosse appunto Warzone, che ti ordini le placche, che te le ordini e te le metti. Anche questo secondo me ti facilita un po' il gameplay. In sostanza secondo me il vecchio zombie ha solo i round, non ha nient'altro. Determinate scelte secondo me sono nate per accontentare, come dicevo prima, il pubblico nuovo di COD, che proviene da Warzone, ma sappiamo benissimo tutti perché provenga da Warzone e non dal multiplayer. Essendo che molta gente proviene da Warzone, secondo me quello che vogliono fare loro è convincerli a giocare a zombie. Però a parer mio fare un gameplay uguale a quello che già giocano su Warzone, quindi con le stesse meccaniche incredibilmente, non li fa avvicinare ma li fa allontanare. Secondo me zombie ti dà la possibilità, zombie classico dico, ti dà la possibilità di far avvicinare chi vuoi, perché è un altro gioco, cioè è sempre dentro COD ma è un altro gioco. Poi io ovviamente a provarlo mi sono divertito un po', perché stavo con Ron, anche che non eravamo in call, quindi non ci sentivamo, un po' perché è zombie, quindi vuoi o non vuoi c'è gioco. Ci sono tante meccaniche che non fittano benissimo secondo me, soprattutto il movimento così rapido, la possibilità di scappare in modo così semplice, le munizioni infinite dappertutto, cioè non c'è più la necessità di prendere un'arma perché ci sono le armi al muro, è abbastanza inutile se io posso farmi la mia classe e comprare munizioni all'infinito. Non c'è più quella meccanica in cui tu compri l'arma al muro perché sei sicuro di trovare delle munizioni lì. Soprattutto una cosa che ho notato in questa mappa è che dopo 10 minuti avevamo il pacapancio, potevi pacapanciare le armi, quindi già avevi delle armi potenziate. Un po' secondo me è un lato negativo, perché ti toglie il momento del pacapancio, no? Che tu ci arrivi dopo tot tempo e da lì dici ah, inizia il gameplay, mentre qui inizia subito il gameplay con le armi pacapanciate. Non so se ci saranno gli easter egg, probabilmente sì, perché comunque è Black Ops. Io ho fiducia nella seconda mappa. Secondo me quello che un po' ha modificato il mio pensiero è che questa mappa non fa paura, cioè è di giorno, all'aperto, larghissima. Puoi arrampicare letteralmente, cioè per scappare puoi arrampicarti su una macchina, cioè è semplice. Magari l'altra è un po' più cupa, un po' più stretta, poi questa è una cosa che sto inventando perché non ne ho idea. In sostanza a giocarci mi sono divertito, ma non è zombie classico, non è zombie di Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 1. È un altro zombie, è un altro gioco. Anche l'anno scorso ho detto la stessa cosa, non è zombie, però ti ci puoi divertire. Se uno parte con le idee in testa che vuole giocare
giocare a Kino del Totem, ovviamente verrà umiliato alla sua, la sua idea, e verrà completamente smolecolato. Bisogna approcciare al gioco, secondo me, in modo diverso. È uno zombie diverso che ti consente di fare cose diverse. Secondo me quello che è stato sbagliato nella comunicazione è stato mettere tanto hype come se fosse Black Ops 2, Black Ops 3. Poi, ovviamente, verrà apprezzato da alcuni, verrà non apprezzato da altri. Ci sono tante cose che possono essere modificate. Ormai questo penso ce lo teniamo, cioè nel senso, va bene che è una beta, però ce lo teniamo questo gameplay, ok? Non è che lo modificano. Però secondo me alcuni accorgimenti li possono fare, tipo levate la vita in testa agli zombie, perché è una cosa devastante. Io toglierei le casse delle munizioni. Vuoi lasciare le piastre? Lascia le piastre, che ti devo dire? Però un po' più zombie, un po' meno Warzone e un po' più zombie. Quindi vabbè, l'esperienza è stata comunque figa perché l'abbiamo provata in anteprima. Non c'è nella beta attualmente di Black Ops 6, non c'è la possibilità di giocare a zombie, quindi è stato anche bello provarlo in quel modo lì, perché è l'unico modo che abbiamo per provarlo, fino a quando poi uscirà il gioco, che ora mi sfugge la data, non vorrei dire una cazzata, quindi eviterò di dire la data d'uscita. Detto questo, se sei arrivato fin qui, ovviamente fammi sapere se cosa ne pensi di questo che hai visto, di quello che ti ho detto, se hai comunque delle aspettative alte, se lo proverai o se non lo proverai. Io vi rimando a domani, che esce il video dei Pokémon in cui battiamo la Lega. Battiamo, oddio, la affrontiamo. Venerdì o sabato, non lo so, comunque a fine settimana uscirà il video in cui parliamo del multiplayer di Black Ops 6, dato che c'è anche la open beta e ci sto giocando, almeno possiamo avere una opinione un po' più completa. Detto questo, grazie mille a tutti, ci sentiamo domani, dopodomani, ma soprattutto nei vostri cuori.